Io so perché sembra che queste piante siano cresciute così rapidamente. Perché? È uno speciale tipo di cinepresa che accelera le immagini così, ma le piante in realtà non stanno crescendo così rapidamente. Sapete che la gran parte delle piante cresce a partire dai semi. Quando un seme germoglia e inizia a crescere, diciamo che germina. Il processo del germogliare e l'inizio della crescita costituiscono la germinazione. Possiamo fare qualche esperimento per capire che cosa aiuta un seme a germinare? Quando piantiamo dei semi, dove li mettiamo? Nella terra. Non conoscete una parola più appropriata? Suolo? Giusto. Il suolo è una delle cose che aiuterà un seme a germinare. Metteremo alcuni chicchi di mais in questi due vasi da fiori. In questo c'è della terra. In quest'altri due vasi del cotone. Tutto il resto è uguale. Useremo nuovamente la nostra cinepresa speciale. Stanno germogliando sia nella terra che nel cotone. Quelli nella terra crescono più di quelli nel cotone. Allora, i semi hanno bisogno della terra per germinare? Bene, crescono meglio nella terra che nel cotone, ma non hanno bisogno della terra quando cominciano a crescere. Va bene, quali altre cose aiuteranno i semi per cominciare a crescere? Bisogna innaffiarli. È necessario innaffiarli. Faremo un esperimento per capirlo. La gran parte dei semi di mais sarà ricoperta d'acqua. Ma quelli in alto sono ancora asciutti. La cinepresa accelererà di nuovo i tempi. I semi sotto l'acqua crescono e gli steli spingono in alto i semi asciutti. I semi asciutti hanno germinato? No, non hanno germogliato affatto. Cosa succede dei semi che erano sott'acqua? Sono germogliati e sono cresciuti. Quindi l'acqua aiuta la germinazione. Guardate di nuovo. Cosa succede dei semi molto in profondità? Anch'essi non hanno germogliato. No, non hanno germinato. Avevano troppa acqua. Cosa pensate che gli abbia impedito di germogliare? Beh, ci sono molti altri semi sopra essi. Forse il peso era eccessivo. Cerchiamo di capirlo mediante un altro esperimento. Una vasca d'acqua. Pochi semi arrivano proprio alla superficie. Altri sono a metà circa del livello dell'acqua e un altro po' vicini al fondo. Ora essi non hanno dei semi pesanti sopra che li schiaccino. Accelereremo nuovamente le cineprese. Quello che stiamo vedendo è accaduto nella realtà in parecchi giorni. I semi in superficie crescono. Quelli a metà profondità hanno germogliato, ma molto poco. Ma quelli sul fondo non hanno germogliato affatto. Pensate che ci sia qualche altra cosa di cui le piante hanno bisogno per germinare? Qualcosa che hanno a disposizione solo vicino alla superficie dell'acqua?
Insomma, i semi in superficie sono vicini all'aria. Forse essi hanno bisogno di aria per crescere. Pomperemo dell'aria nell'acqua. I semi germoglieranno anche se sono vicini al fondo della vasca? Come appariranno dopo qualche giorno? Hanno germogliato quando hanno avuto l'aria.